Buonasera a tutti voi telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, benvenuti alla puntata numero 7 di Insieme a Canestro, il focus dedicato alla Victoria Libertas Pesaro Basket Prosciutto Carpegna. Anche questa sera siamo in, è una puntata prenatalizia, dobbiamo eh, riconoscerlo, non sarà... L'ultima prima delle feste, perché vi terremo compagnia anche la notte di Natale. Voi direte pure a Natale si parla della VL. Ebbene sì, la Vittoria Libertas entra nelle case di tutti i marchigiani, e ci tengo a sottolinearlo: di tutti i marchigiani perché Rossini TV è visibile in tutta la regione, da Pesaro fino ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Ancona, Civitanova e in tutte le altre località delle Marche. E anche la Santa Notte del 24. Passiamo alla presentazione degli ospiti in studio. Abbiamo oggi Franz Massenat, guardia della Victoria Libertas. Grazie, Franz. Thank you very much for being here tonight with us. How you doing? Thanks for having me and Camilla Cataldo, giornalista del Corriere Adriatico, del Messaggero, TVRS, Ex. la Gazzetta dello esatto. Sport, Super ed opinionista. Grazie, Ciao no. Camilla, grazie di essere qui con noi. Felice di essere qui finalmente, è finalmente, un piacere. Esatto, la sto invitando da almeno un paio di mesi, finalmente ha raccolto l'invito. È stato un bel corteggiamento. Esatto. E Roberto Rovere, titolare della BRX, che ricordiamo è una delle aziende consorziate. All'interno eh, di Pesaro Basket, appunto del consorzio che sostiene la VL. Grazie Roberto di essere intervenuto. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Ricordiamo eh, anche il numero di WhatsApp che prego la regia di mandare in sovraimpressione: 346-367-3780 per permettere a tifosi di commentare, di intervenire, di suggerire, di interagire. Con la nostra redazione, come dicevo anche la scorsa settimana, siate intervenuti in tanti, abbiamo mandato poi dei messaggi in privato a coloro che ci hanno eh, contattato. Partiamo con l'ospite, se non vi dispiace, è anche un ospite straniero, Franz Massenat, the first us player to be here with us il primo giocatore americano a partecipare ad insieme eh, a canestro pertanto ci avvaleremo della mia grossolanea ahimè traduzione in simultanea spero di essere all'altezza e spero che il suo accento yankee non ci metta in gravi difficoltà franz Spikst du auch Deutsch? Spikst du Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen, eh? Gli ho chiesto se parla tedesco <laughs> e un um, pochino se la cava, ma adesso capiremo perché. Why have you got this German name, Franz? Well, my parents, they're from Haiti, um, and that's a common name in Haiti. Uh, both parents are born and raised there, and also it's my father's name, and it's my mother's brother's name. So, uh, It was only right that I get this name. Ok, gli ho chiesto perché ha un cognome tedesco. Questo è il motivo per cui gli ho chiesto se parla tedesco. E entrambi i suoi genitori sono, ad sono di Haiti, quindi originari dell'isola caraibica, e, e um, è un nome comune uh, in quella isola del Caribe. Evidentemente, ci sono tanti tedeschi che saranno approdati in chissà quali secoli ad uh, Haiti. Franz uh, nasce il 17 gennaio del 1992. Tu eri nato il 17 gennaio 1992. Quindi yes. so hai 28 anni ora. Yes. In Ewing. Ewing, New Jersey? Yeah. Yes. A, yes. a, a città di 40.000 inhabitants. Yes. E, but uh, this town does not take his name from Pat Ewing. <laughs> no, not at all. Not at all. <laughs> you know oh, the player yeah, for sure, I don't think there's any no, uh, connection there <laughs> at all. <laughs> <laughs> ho chiesto se la città di Ewing è stata battezzata così perché prende il nome dal famoso cestista Pat Ewing, che ricordo uh, giocò a New York, Seattle e Orlando, yeah. ma mi ha chiaramente eh, smentito. Pat Ewing who was Jamaican, right. he, who is Jamaican. Right. So he's you also have a some great connection. Player. Yeah, <laughs> we're both Caribbean. We're both Caribbean. Uh, we both got the Caribbean fire in our play, so yeah. So you mentioned that both your mother and uh, your father is from Haiti. Yes. And uh, why did they move to New Jersey? Just a better life. Um, their parents, I get, they moved when they were kids. So I guess their parents wanted a better life for them. So that's why they kind of moved to uh, America and ever since then they stayed. Yeah. Io chiesto appunto perché si trasferirono i suoi genitori dalla isola di Haiti negli Stati Uniti, ovviamente per il miraggio e poi l'hanno ottenuta, di una vita uh, senz'altro migliore nel uh, New Jersey. E vai spesso ad Haiti? Uh, do you come often back to Haiti or you never been there? No, I've been uh last time I've been was 2 years ago. Um I was there with the national team playing basketball and uh, It was actually my first time being there, mm -hmm. and uh, it was actually like a, a, a good surprise—not really a surprise, but a shock—to be there and to see the country. But I loved it. You know, uh, made me feel like I was at home, and it was a great—it was a great time there. You know, being around the people, being around my people, yeah. uh, the food, the culture, the pride—I was happy to be there. Ecco, è stato lì a Haiti un paio di anni fa, tra l'altro per la prima volta nella sua vita. Ha detto che è chiaramente uno shock culturale immergersi in quel paese, ma si sente come a casa perché eh, il sangue naturalmente non mente. Provenendo da quel paese ha potuto eh, godere chiaramente di una situazione molto eh, favorevole. Franz, raccontaci dei tuoi quattro anni alla Drexel University in Filadelfia uh, dove hai giocato nell'NCAA con i Drexel Dragons. Yes. You understand my yes. question. Uh, okay. I went to Drexel University and yeah? while wow, I was playing basketball in college. And yes. uh, tell us about your experience there at university. It was a great because time. Because it's a private university, yes. right? yes. Drexel University. It was a great time for me, um, for school and for basketball, you know, uh, Sono stati dei bellissimi momenti sia per la mia vita scolastica sia per il basket. Ho sempre giocato dall'inizio nel quintetto ed anche a scuola andavo bene. Abitavo vicino e i miei in genitori insieme ai miei amici potevano venire a vedermi. Ho fatto una buona carriera, sono arrivato nei top 5 nella classifica degli assist e nei primi 6 nella classifica dei punti. Ho senz'altro lasciato dei buoni ricordi. Drexel La Drexel University ha più di 24.000 studenti, quindi possiamo dire che è un grande so campus. Big. Yeah, in the of city mm -hmm. Sì, esatto, è nel centro della città di Filadelfia dove ci sono altri uh, 5 o 6 campus uh, e per queste city, cose è soprannominata uh, yeah, College City. It's a, it's a really ok, quindi uh, il tuo primo contatto come uh, professionista? Yes. In Germany. Right. So that's why. Also I asked <laughs> you if you parli Deutsch. Poi, il suo primo contratto da professionista <laughs> arriva in Germania con il Mitteldeutscher Basketball Club, una società cestistica di weissenfels <laughs> in Germania. Bundesliga. So, your first uh, draft, your first contract was yeah. in Germany with this uh, um, team in Weissenfels. Yes, you played there. 68 games e yeah. hai scored 790 points. You remember Non lo didn't ma that, but it sounds good, <laughs> it sounds good. <laughs> I didn't know, but it sounds good. <laughs> okay. I studied all Ho studiato tutta la notte, chiaramente, per poter avere queste statistiche da citare oggi: due stagioni, dopodiché, la third season, la terza stagione. You moved to Eve Basket Oldenburg, un altro club di Oldenburg, un altro team tedesco in Germania dove gioca 93 partite e segna 942 punti. You played 93 games, yes. and you scored 942 punti. Oh, that's good! un so, yeah, much <laughs> better! <laughs> Poi Franz l'anno scorso, improvvisamente dal Crauto, si muove alla Paella e va ad Andorra. Yeah. You moved from Crouton to Paella. <laughs> This is very true. Una squadra di pallacanestro, il Basket Club Andorra. Yes. E nella massima serie spagnola, quindi fa anche un bel campionato: 23 games okay. and uh, 159 points. Ok. Last okay. year. Okay. And you arrived sixth. In la league at yeah, the end. Sono arrivati i sesti con la maglia, appunto, del basket club Andorra in una liga, quella spagnola, che non è certamente quella tedesca, no, Roberto. Anche tu segui un po' i campionati europei. No, no, dai, mica tanto, dica la verità, la verità, mica tanto in una liga which is more difficult than the German one, è very tough, è uh, molto tough, um, e yeah. ora, la presenza todavía. In Pesaro, yes. uh, con la maglia della VL, Franz, 12.9 punti di media partita, 27 minuti di impiego. Sapete che tanto questo minuto sulle statistiche io lo uso sempre perché mi piacciono moltissimo, dovete avere pazienza. 59,1% da 2, 41,4 da 3, 93,8 dai liberi e quasi due assist a partita. Anche tu, Camilla, sei fissata molto con, i, con le statistiche, giusto? Ma sì, il giusto. Avremo poi un ospite che più avanti vedremo, scopriremo con le percentuali e i numeri. Non scherza. È la sua passione. È la sua passione. E il most valuable match, MVM, okay. was against Vos uh, vs uh, Venice. When you scored, La you tua migliore the best. partita quest'anno yeah. è stata quella right. contro Venezia yes. quando hai segnato 22 e, punti. Eh, France, you were playing a very good last uh, Sunday versus uh, Bologna, yes. but in the last uh, quarter uh, you remained on the bench. Yeah. Why? Um, I think this was a, a, a good decision by the coach. Um, it's been tough for me uh, getting back into condition. Uh, I had COVID and I was being tired in the game. Also uh I was making mistakes, so it was a good decision by the coach to do this because he saw my, my condition. You yes. know? So le uh, um, maybe people don't know but this is what why I was on the case. So now, yeah. we oh, okay. now we explain. Now <laughs> okay. Allora gli ho chiesto a uh, Franz, che era il miglior giocatore domenica scorsa, mm -hmm. giusto Camilla eh, in campo perché improvvisamente nel quarto tempo Repesha l'ha lasciato in panchina. Ovviamente eh, al termine della partita il nostro mitico coach non poteva fare altro che dire che Franz era stanco, reduce dal Covid, quindi con un affaticamento polmonare e respiratorio per cui ha preferito tenerlo in panchina. Non ci ha creduto nessuno. E adesso gliel'abbiamo chiesto, ma ha confermato. Quindi sei salvo quando tornerai a fare gli allenamenti. Quello <ride> <ride> sicuramente non ti dirà niente. Camilla, volevi intervenire? No, no volevo aggiungere eh, proprio perché hai parlato di percentuali. Tenevo sì. a dire che Franz è il primo tiratore da tre della VL con il 44,1% ed è anche primo eh, nei tiri liberi per quanto riguarda la squadra biancorossa col 93,8%. Sì, esatto. Quindi ecco, non è assolutamente un giocatore egoista, ma, ma sa fare bottino. E magari si fa sentire poco, però. Insomma, si vede quello che fa, soprattutto a livello di difesa, anche no? molto esatto. aggressivo. E infatti, poi ci è mancato negli ultimi: you missed us a lot in the last quarter, last, uh, Sunday, <laughs> last yeah. Saturday, yeah. last sabato. Franz, uh, come te la passi a Pesaro? How do you feel here in Pesaro? Oh, man, I like it here. The only thing that's uh, a little. Mi piace molto stare qui, anche se ovviamente ho dovuto seguire le regole delle Covid. Il club è molto professionale e la città mi piace molto. Il cibo è eccezionale e anche la gente che per strada mi riconosce e mi saluta. Non mi piacciono molto le grandi città, preferisco quelle più piccole. E poi qua c'è le mare, per cui è il massimo. il paella o spaghetti? Oh, è difficile, è Direi... Spaghetti. Because I'm in Italy. <laughs> if this, uh, this program was in Spain, <laughs> you sp would paella. have said the paella. Exactly. Yes, very <laughs> true. If I can intervene, I would ask Franz, do you like Rossini pizza with that, uh, <laughs> mayonnaise? You posted the photo. Yes, on I did your post Instagram. the photo. Um, this was uh, my first time seeing it in person. Um, I don't necessarily eat eggs. But, uh, to sì, see esatto. Ho postato una like foto really e pizza. poi per la prima volta l'ho vista dalle vivo. Uh, non necessariamente ho mangiato le uova, and, uh, ma uh, mi sono divertito molto a vedere i miei compagni a gustarla e poi l'abbiamo it mangiata al una sera volta. una volta. Non possiamo fare più pubblicità. E dove vivi qui in Pesaro? Uh, Niente um, al really Vivo vicino it. alle mare, ma con esattezza non saprei proprio come orientarmi. Ok, sei because no. uh, all the girls from pesaro would like to know if masenat is engaged or not so he's free i'm not engaged i'm not in a relationship no. so masenat is available, masenat is available. Uh, what's your hobby how do you spend your free time Wow. Even if Repeza is uh, not a man who yeah. leaves a lot of free yeah. time. <laughs> I, I, I would say uh, when we do have our free time, I spend it a lot on the couch. <laughs> uh, I like staying at home. I like, uh, I don't know, watching basketball. I like uh, talking to my friends back at home. So it's, again, because of the COVID rules, it's mm -hmm. not much to do, but. Um, Yeah, pretty much it. ho chiesto a Franz come trascorre il suo tempo libero anche se con Repesa che li mette sotto torchio quotidianamente infatti mi ha confermato che la sua vita è quasi sempre intorno alla sua giornata e ruota intorno agli allenamenti guardare il basket ed essere connesso con le, co le regole covid naturalmente con i suoi amici e, Related to your friends uh, what is your relationship uh, with your... Uh, Teammates. Oh, they're good. Uh, everybody here is a good person, a good guy. All the team together is connected. It's a good chemistry. Um, again, from the oldest guy to the youngest guy, we all talk with each other. We all joke with each other. We laugh. Um, and I think you can tell the way we play. We uh, we, we back each other. We're there for each other. come il suo rapporto a proposito di amici con i compagni di squadra. Ha detto che è ottimale. Scherzano, ridono. sia con gli anziani sia con i più giovani quindi è una situazione eh, ideale. Eh, Franz, uh, come, come passerà il Natale? Come will you spend uh, Christmas time? Because you know, I know that in US uh, but not only. Everywhere in the world it's periodo special period. Yeah, this true. Uh for Christmas time um I'll be spending time with my daughter. Um she'll be here for Christmas and also uh with my American teammates um so It'll be good to uh be around them and just open gifts and make American food and just mm -hmm. laugh and enjoy Quindi each other. Ci sarà la figlia e, e passerà il suo Natale insieme agli amici americani, che a questo punto saranno Robinson, Kane. Yeah, exactly. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> e, um, Passiamo a Roberto Rovere, eh, amico di una vita, questo lo posso affermare Roberto, lo sì, sì, certo. puoi confermare certo, anche certo. tu, eh. lo conosco questo signore da ben 45 anni sì. perché lo raggiunsi a scuola eh, dalle suore di Via Mendola nel 1975, voi avevate iniziato, io arrivai in quarta eh, elementare, ehm. sì, sì, tu ehm. direi ma al pubblico di Rossini TV che gli importa di queste informazioni? <ride> Glielo diamo uguale. Mi fa piacere parlare con eh, Roberto. Certo. Anche io andavo a scuola in via Mendola, ah, sì. qualche anno dopo. E allora, no, se eh, sì. le, le suore di via Mendola, esatto, che sì. hanno sì. fatto la storia sì. dell'istruzione sì, pesarese, forse anche l'ha detto stampa ah, il, le, Elio sì, Giuliani, sì, sì, magari, sì. visto che era di quel quartiere. Poi siamo andati insieme anche alle alle medie, medie, al Galilei, alla Galilei, sì. quando aveva la succursale in via Mendola. Pensa quanti ragazzi c'erano a quel tempo, sì, sì. che non bastavano le scuole, alla Galilei da Villa Fastigi aveva la succursale in via Mendola. In via Mendola. Eh. Ecco. Compagni di giochi nel quartiere e avevi una gran passione per il basket. Molti lo chiamano Bob. Chi non lo sa perché lui, quando ancora la Scavolini, e ritorniamo su questo mitico nome, non aveva la caratura internazionale che raggiunse all'inizio degli anni Ottanta, era tifoso di Varese e il suo idolo era Bob Morse. Yeah. tifoso di Bob Morse, non di Varese. Di adesso. Mors, adesso. Ognuno aveva una sì, sì. seconda squadra, chiaro, chiaro. Carto, sì, sì, tu avevi Varese, me è lo vero, ricordo benissimo, io tenevo per Cantù. Chiaro, e il tuo idolo era Bob Morse, Mors. ci avevi un bel tiro anche da fuori sì, e, sì, e citavi sempre Bob Morse, questa vero. non te l'aspettavi. Eh. Ass no, assolutamente no, <ride> <ride> è vero. Ecco, e poi purtroppo, purtroppo, è anche tifoso milanista, qui bisogna ammetterlo, uh e citava sempre Rivera e Chiarugi. E eh, eh, anche questo non te l'aspettavi. Eh, poi il Milan vinse lo scudetto nel 78-79 ed era fissato con Buriani e Tosetto. Ah, questo non me lo ricordo. Questa no, la questo la non te lo ricordo. Perché io prima ti anticipavo con Mazzola e Boninsegna ah, sì. e poi l'anno dopo te le ero ridate tutte con Altobelli e Murano. Eh, Facevamo le medie, quindi... Sì, sì. <ride> Adesso a parte gli scherzi, eh, raccontaci poi il tuo percorso scolastico, come sei diventato il titolare di un'azienda così importante a livello mondiale. No, no, beh, le scuole, le prime scuole le abbiamo fatto <ride> insieme. Eh, poi ho fatto con, contabile sul Branca Pesaro, quindi ho fatto il segretario d'azienda e poi ho iniziato a lavorare un po' nell'azienda di mio padre e comunque nel 86, quindi 21 anni, ho aperto un'azienda per conto mio in realtà, ok, che facciamo quella volta, era una verniciatura industriale ah ecco poi pian piano è passato il tempo e diciamo, dalla da, da verniciatura industriale abbiamo preso anche i macchinari per lavorare il metallo quindi lo lavoravamo, lo, lo cioè, tagliamo, no, lo lavoravamo e poi lo vernicevamo, insomma, per sempre per eh, qualcuno che ci, che ci dava le commesse. E via, insomma, dai, così per tanti anni. Poi nel 2006, eh, questa azienda esiste ancora, lì, si chiama IPM, esiste ancora. Poi nel 2006 ho aperto la BRX, che comunque eh, che fa banchi, bar, gelaterie, pasticcerie e così. Vabbè, quindi è tutto, ora andiamo avanti. Beh, stai sottovalutando sì, 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 perché sì. io ho studiato ieri ah, sera, okay. come ho presentato Franz. Ho studiato okay. anche la BRX. Intanto, cosa vuol dire BRX? Allora, la è BRX è un sì, una nomi dei nomi Bob Rover, ex esatto, <ride> <ride> <XD Inox. ride> di Inox perché lavoriamo da Saio Inox. Dai. Ah, ecco sì, sì, sì. Non proprio diciamo <ride> Rover, sì. La R sì, la B era quello che era il mio socio all'inizio quando abbiamo iniziato. Poi dopo lui era. So, Comunque poi, insomma, dai, non, diciamo, non, Ho acquistato io tu anche la sua quota. Sì. E quindi, diciamo, era la cronica del, del Berti, era Rover e AX di Acciaio Inox in, Adesso? ok In 40 paesi. Sì, sì, lavoriamo. Certo. Quest'anno abbiamo lavorato in 48 paesi 48 allora. Ecco. Sì, sì. Quindi copri veramente il, sì, sì. Tutto il tutti Beh, i 5 sì. continenti? Sì, alla fine, sì, certo, sì, sì. Quella dell'Australia Giappone, agli Stati Uniti, sì. Canada. il tuo principale passante. mercato qual è? Ancora l'Italia, sì. diciamo 60 Italia e 40 estero, più o meno così. Quindi tutti... Ancora. Però sta aumentando l'estero ogni anno, sto aumentando la quota di estero. Anche perché il gelato piace a tutti. Esatto. <ride> Quindi esatto. è un, mia... uno strumento che non sì, crollerà sì. mai. Esattamente. E l'anno scorso l'idea di sposare il consorzio? Sì, eh, diciamo, mh, entrare nel consorzio è una cosa che mi piaceva. Allora sono andato a parlare con Ario, diciamo con un amico che era anche, lui, anche loro sono consortiati, e sono andato a parlare con Ario così per valutare la possibilità di entrare nel consorzio. E sono sincero, sono rimasto folgorato dalla personalità di Ario, dal modo in cui si pone, insomma, quindi mi è piaciuto la, 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 il progetto e quindi, quindi l'abbiamo sposato. Ecco, questo è il calendario, molto bello, BRX per lo okay, sport. Scusa, non vedevo, ok. Sì. Sì, praticamente abbiamo fatto il calendario con tutti i giocatori, con tutte sì. le foto dei giocatori e ad ogni mese c'è un giocatore con, eh, con dei nostri collaboratori, con delle persone che operai, lav tutti. Che, lav che sì. lavorano in azienda e quindi divisi un po' per alcuni reparti, per degli uffici, uffici commerciali estero, uffici commerciali italia. E Ufficio tecnico e eh, gli operai così divisi nei vari settori. Quanti siete in azienda, Robbie? 35. Eh, complimenti, è veramente una mm. bellissima. E quindi, okay, quindi ogni mese sì. avrà ah, un giocatore. Eh... Lui, quando l'hai messo? Lui, lo cerchiamo se vuoi. <ride> Intanto, Camilla, se eh. avevi una domanda per Roberto, sì, no, eh, mi ricordo che Roberto, quando è arrivato a Pesaro, eh, aveva raccontato di essere stato inizialmente contattato da Alessandro Mengucci. Credo che fosse il tramite, Sì, sì, sì. e sì, poi sì, anche eh, che tu sei stato un giocatore di basket. Sì, sì. sì e sì. l'ultima cioè, cosa: so se... che ti occupi anche dei giovani. Eh. Quindi, anche questo è molto, una cosa molto meritevole. Sì, eh, vado. Cioè, mm, sì, noi, allora, aspetta ripeti la domanda ah, Vabbè, intanto tra Dopo <ride> no, lui guardavo il calendario Alessandro Bengucci no. sei entrato, Giochi, giocavi a basket sì, e sì, giovani. Sì, allora, vabbè, sì, Marco appunto ha ricordato che gioca, giocavamo a basket così da ragazzine nelle, nelle squadre giovanili e poi vabbè oltre a comunque a supportare comunque la VL Carpegna Prosciutti, quindi sì, diamo un piccolo contributo, anche abbiamo dato un piccolo contributo in questi anni a, a alcune squadre giovanili quindi. Camilla, la tua presentazione naturalmente una bravissima giornalista, una penna eccezionale, una professionista che sicuramente ragazzi non passa inosservata, appena si presenta e, e posso testimoniarlo, tutti i giocatori, i dirigenti della VL eh, e quelli anche della sua squadra avversaria la diventano verità. suoi fan, e tra cui anche il sottoscritto, lo sai che sono uno Grazie. dei tuoi più... Fedeli estimatori, eh, tutti si fermano non appena arrivi al palazzo, lo sai benissimo, addirittura mi ricordo quando... Adesso sono pochi però eh! Adesso sono pochi, mi ricordo quando arrivava al padiglione D eh, durante le partite della Scavolini Volley e il pubblico maschile si ammutoliva in quel momento. Addirittura nonostante le tante atlete donne. Sì, e un bel effetto insomma. Come è iniziata la tua carriera da giornalista? Come ti è venuto in mente? Ah, è sempre stata la mia passione. Io ho iniziato eh, a 14 anni, mentre giocavo a basket, quindi ho messo insieme diciamo, i miei due amori. Eh, ho iniziato per una radio di Apecchio, che è il paese dove abbiamo parenti e casa, dove sono cresciuta nell'estate da bambina. E, e quindi ho cominciato con questa radio facendo le cronache post partite della Scavolini allora al vecchio Palace sì. poi sempre a 14 anni e mezzo 15 ho cominciato a scrivere per il Corriere Adriatico eh, seguendo le partite dell'allora squadra femminile l'Olimpia che poi c'è ancora eh, la squadra per cui giocavo diciamo la prima squadra e piano piano poi Falco, pr il primo articolo per la VL per il Corriere Adriatico lo feci nel, che avevo 19 anni quindi un pezzetto fa eh, e poi sono passata al messaggero a 21 con la prima firma della Scavolini quando il messaggero purtroppo ha chiuso mi sono trasferita al Corriere Adriatico quindi sono tornata eh, al mio primo amore, e contemporaneamente ho cominciato le altre collaborazioni che, di cui hai parlato tu, eh. la Gazzetta dello Sport, sì, ricordiamo, anche, la televisione anche. Sì, sì. ho scritto il libro anche su una pallavolista, quindi diciamo sì. che non sono fatta mancare niente e sono felice di quello che faccio perché era appunto il mio sogno da bambina, sarei voluta diventare o una giocatrice di basket o una giornalista. Quindi come... il tuo amore principale è il basket, non è la pallavolo No. Il primo amore non si scorda mai del basket. del basket, però sono appassionata di sport in generale, infatti pensavo mi chiedessi anche di Paolo Rossi, sono rimasta molto colpita dalla sua scomparsa pochi sì. giorni fa, eh, io sono Juventina napoletana, diciamo, tipo per queste due squadre, potrebbe essere una contrapposizione, potrebbe sembrarlo, ma non lo è visto che il mio cognome ha origini napoletane. E, e quindi ecco, mi ha colpito molto la sua scomparsa perché nell'82 avevo tre anni, per cui... Non te lo ricordo. Non me lo ricordo, sì. l'ho vissuto in seguito tramite filmati, tramite racconti, però quella squadra è entrata nel cuore di tutti e ha lasciato un segno grande anche nell'Italia. Di, di quei tempi e anche dei tempi successivi, e lui era secondo me la figura più rappresentativa, cioè quello più schivo, eh, più riservato, che si faceva notare meno, ma tutti ricordano poi eh, il fatto che sia stato capocannoniere. Eh, e mi ricorda molto eh, Andrea Gracis. Per carattere, per modo di porsi, per il sorriso sempre stampato, per il suo eh, grandissimo rispetto ed educazione. E sono veneti tutte e due, quindi... Esatto, esatto, esatto. E, um... No, Paolo Rossi è, è toscano Toscana, ma ha Toscana, giocato sì. a Vicenza. Infatti. Sì. E la squadra dell'82 aveva una chat su Whatsapp proprio come la Scavolini Campione d'Italia, quindi anche questo parallelismo, ecco. diciamo, tra di loro si chiamavano fratelli, sia i ragazzi dell'82 che quelli della, della nostra ecco, squadra. Ringraziamo quindi. Camilla per questo splendido ricordo. Camilla, allora, mh, eri presente con me sabato sugli spalti, parliamo un po' della partita contro Bologna, prego la regia di mandare in onda eh, gli highlight. Repesa un po' meno arrabbiato del solito, mm -hmm. ci aspettavamo con i colleghi una furia nel post partita, invece era abbastanza tranquillo. Beh, però mi pare che abbia detto che è stata una delle peggiori partite della squadra. Sì, guerra. però non era infuriato come sì. contro Treviso. Sì, 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 questo sì. Eh, però insomma, sono due sconfitte consecutive, sì. cosa che era accaduta soltanto a inizio stagione, le prime due. Quindi forse il momento più difficile, questo. Eh, la partita non ci ha convinto troppo, eh, non mi è piaciuto l'approccio in difesa, la squadra. Ha dimostrato di aver fatto un passo indietro in queste ultime due partite, dopo la sosta. Non so cosa sia successo, però, diciamo, cerca Sivuele, anzi, Carpegna Prosciutto, prima della sosta. Eh, quindi, insomma, la difesa è andata così, così. La concentrazione e mancata anche un po' di lucidità, nonostante io ammiri tantissimo Robinson, uno dei giocatori che mi piace di più per il suo estro, per la sua velocità, per, per quello che sa fare con la palla in mano. Eh, né lui, né Filloy e neanche Tambone, secondo me, sono stati in grado di, di essere lucidi nei momenti sì. decisivi. Eh, è mancato qualcosa, sicuramente la fortitudo ha avuto più voglia di vincere. Questo senz'altro, anche con il cambio della natura. Le chiediamo la stessa um, domanda a uh, Franz. Uh, Franz, alla fine del gioco contro Bologna, we A very aspettato un repeggio molto angolo, ma non era così. Ha che era più angolo la settimana passata, quando hai perso contro Treviso. Sì, direi che è vero. Sì, quello che ha detto è vero. Tutte le sconfitte sono brutte, soprattutto in queste due partite dove non abbiamo dato il meglio di noi stessi. Coach Repes era sicuramente più arrabbiato dopo la sconfitta di Treviso. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare per migliorare, ed è quello che ci dice spesso in allenamento: soprattutto di non rilassarci solo perché abbiamo vinto delle partite. E quali sono state secondo te le ragioni di que questa sconfitta? Quali sono le ragioni di queste due In tua opinione, uh, non in che la è because uh, we just didn't have 100% di um, yeah. Secondo me, la prima sconfitta è derivata dal fatto che la nostra and squadra and non this, fosse al 100%. Io non ero il meglio, Carlos aveva un piccolo problema fisico, e anche altri giocatori non erano alle top, quella contro Bologna è stata una partita equilibrata, decisa nelle finali di gara, ma la stagione è ancora molto lunga. Abbiamo molte partite ancora da giocare e possiamo fare molto meglio di così, Roberto. Tu la partita l'hai vista? Sì, l'ho vista. Sì. Eh, diciamo, non sono totalmente d'accordo cioè, a me, è sembrato che comunque abbiamo... i giocatori abbiano sputato sangue in campo, è andato al massimo. E purtroppo, abbiamo perso in qualche rotazione, abbiamo perso specialmente alla fine Tote che ci ha fatto un sacco di punti ci voleva arrivare un bravo, sacco mi di hai punti, anticipato, sì. e alla fine purtroppo un sacco abbiamo... di da solo <ride> <Sì, appunto, ride> l'abbiamo persa <ride> nelle rotazioni sì, sì, sì. Però alla fine abbiamo perso nelle rotazioni però non è che si può dire che non si sono impegnati sì. e purtroppo in attacco non abbiamo fatto il canestro, ma questo nel basket a volte un tiro, un canestro può fare la differenza. E purtroppo non ce ne sono entrati. Molti tiri non ci sono entrati, insomma esatto. a differenza di altre partite. Sì. Quindi io non la vedrei così totalmente negativa. alla fine. Senti, 36 minuti del film ha giocato, eh. porta la croce, eh, chiaro, e esatto. i pasticcini, fa tutto eh, lui. Eh. Purtroppo. <ride> la coperta è un po' corta. Esatto, e ci arriviamo <ride> anche qui <ride> adesso. E Franz Leonardo Toté, always free. In the last minutes. Non era compito suo. <ride> <ride> Sì, lo yeah. oh, oh, yeah. yes, yeah, yeah, uh, yeah, so, sono scordato. Il player del Bologna, che ha scelto tutti i punti all'inizio del gioco, era sempre libero. Perché abbiamo fatto i Abbiamo commesso degli errori, But non so chi, mistakes. ma li yes, abbiamo commessi. abbiamo lasciato troppo libero, so. libero e lui ci ha segnato molti esatto. punti. Esatto, e m, Tambone non ha realizzato quelle partite che ci aspettava Camilla. Eh sì, insomma, due lo hai, anche scritto. Sì, scritto. lo hai anche scritto. Me lo ha detto anche esatto. lui direttamente, insomma. Sì. In questo periodo purtroppo eh, si è un po' incartato, non riesce a rendere come ha fatto nelle prime gare, eh, lui che è forse è anche un po' il l'ago della bilancia, la fotografia sì? no, del sì. momento della VL. Eh, quando lui va bene poi la squadra gira e se dalla panchina non riesce a arrivare col contributo già la squadra è corta, eh, diventa veramente una coperta troppo. Come l'hai ribattezzato, l'equilibratore? Sì. Sì, 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 sì. sì, sì no. Sia nello spogliatoio che sì. sul campo. Un giocatore che a me piace tantissimo, è stato un grandissimo acquisto, secondo me. Forse il miglior sesto uomo del campionato, però ci aspettiamo che ritorni sui suoi livelli. Spero che non sia ecco, un fatto di motivazioni psicologico, ma Repesa saprà sicuramente come stimolarlo. Sì, poi è un bravissimo ragazzo, lo abbiamo avuto anche ospite, lo possiamo assolutamente confermare che tornerà sui suoi livelli. Sì. Roberto, tu hai anticipato il discorso che volevo proprio arrivare là. La VL sta aspettando gli ultimi tagli NBA per valutare la situazione, visto che tra una settimana comincia il campionato statunitense. Entro domenica le 30 formazioni annunceranno al mondo i loro roster e molti giocatori, quelli che non andranno nella J-League, chiaramente saranno a disposizione per essere ingaggiati dai vari campionati europei. Secondo te ci sarà qualche colpo di mercato? Tu, che sei all'interno no. del consorzio, forse queste notizie no. potrebbero no. scappare fuori? Oppure silenzio totale? No, silenzio totale, io non ho nessuna informazione in merito. Nessuna posso. informazione in merito. Intanto però la VL. Mh, propone ai propri tifosi, non con qualche polemica da parte di qualcuno, chiaramente che dice con questi soldi la VL si compra il lungo, ma noi ce la siamo acquistata la nostra card, la facciamo vedere in trasmissione, la VL Card che è stata presentata la scorsa settimana. Ringrazio chi me l'ha personalizzata col mio anno di nascita, il 1966. Roberto ha il 65. 85. 85. 85. La Camilla, non lo diciamo. Nessun <ride> problema. 7, e quindi tutte le informazioni sono sul sito della VL. E dal 15, quindi da uh, lunedì. È disponibile per uh, l'acquisto in uh, vari punti. Poi basta andare appunto sulla piattaforma bianco rossa per uh, avere tutte le uh, informazioni. Franz. Eh, last question about uh, this uh, season. E um, next game we are going to play versus Brindisi, yes. the team who won uh, last week uh, versus Milan. Yes. Milan giorni uh, fa, ago won in uh, Fenerbahce in yeah. Istanbul and it was a great game uh, that they played. So how do we expect to face uh, this very strong team? Uh, chiesto brevemente che andremo a giocare contro Brindisi sabato sera. E un brindisi che ha battuto Milano, lo squadrone del campionato, che martedì ha sconfitto il Fenerbahce in Euroleague, quindi una grandissima partita da parte della squadra ehm, di Armani. E, e adesso vediamo eh, Franz come eh, inquadra la situazione, perché è una trasferta veramente difficile. Noi dobbiamo, dobbiamo focalizzarci solo su noi here. stessi. Essere sicuri di giocare forte e senza paura. Dobbiamo andare lì e dare il meglio. Il basket è un gioco. Una squadra vince e una squadra perde. Quello che dobbiamo fare è metterci nella condizione di avere una chance di vittoria. Dobbiamo lottare e fare quello che è necessario. Ok, questo è un ottimo indizio per tutti i tifosi, la squadra va lì per vincere e speriamo che ottenga eh, i due punti. Franz, eh, conosci D'Angelo Harrison? You know D'Angelo Harrison? Yeah, um, 190 tattoos. 190 tatuaggi sto ragazzo, ma quando ha avuto il tempo uh, di farsi uh. tutti questi tatuaggi? Come gli riuscite? Sì, lo conosco da quando giocava alle college. Tante persone sanno chi è. È un grande giocatore. E sì, 190 tatuaggi sono davvero tanti, soprattutto per me che non ne ho nemmeno uno. Quindi, 190 tatuaggi, lui non ce n'ha neanche uno. E tra l'altro, Harrison è stato eletto MVP di questa settimana dalla Lega Basket. Franz, what's your team in NBA? qual è il tuo team preferito ah, dell'NBA? Ho un il il giocatore team preferito ed è LeBron James. Ma se devo scegliere of una course. squadra yeah, dico i Philadelphia it's 76ers. È yeah. <laughs> troppo facile. Suo, uh, avendo frequentato il college di Philadelphia, yeah. i Sixers sono il suo team preferito e Julius Irving is your hero. Legend. Julius legend, or you he's even a, don't know it, no, I know, he's No, no, Julius Irving lo conosco ed è sicuramente una leggenda, ma ho giocato in un'epoca molto absolutely. diversa dalla mia. E Alberto tu te lo ricordi, Giulio certo. V. V. certo. V. Era un altro che certo. cita il certo. polmone. Giulio, eh, sì, sì, forse sì. <ride> lo ricordiamo, un canestro <ride> <in> rovesciato <ride> da dietro il tabellone. Un'ultima notizia sul basket americano e last news about American basketball. Giannis Antetokounmpo. Faccio fatica mi perdonino gli ascoltatori a pronunciare questo nome: signed 37.5 a, contract, uh, $37. 5 per for a years yeah, 37,5 milioni di, di dollari a stagione per cinque anni. È una grande riconoscenza per lui che ha lavorato molto sodo per arrivare fino lì. È diventato MVP della Lega. Se guardiamo dove ha iniziato in Egrezia e dove si trova adesso, per la sua franchigia è un giocatore importante. Ha fatto un grande lavoro, ma qui li sono davvero tanti soldi. Ok, ci prendiamo un attimo di pausa, ritorniamo fra pochi istanti. Eccoci ritornati in trasmissione dopo la brevissima pausa pubblicitaria come tutti i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici si aspettano ormai da sette settimane, perché questo ormai è il cliché del nostro programma insieme a Canestro, abbiamo in collegamento da Milano, questa volta invece non da Scopie che è il suo paese natale, molti avranno già capito di chi stiamo parlando, niente po' di meno che il grande allenatore. Zare Marcoschi Zare, grazie mille di essere intervenuto in trasmissione con noi qui a Pesaro. Tutti i tifosi della VL ti ricordano con immenso piacere. Piacere tutto mio, soprattutto per quel eh, quasi un anno che ho passato nella vostra città, da dove porto solo bei ricordi. Zare, e tu una breve carriera da giocatore? Perché in Macedonia a 23 anni eri già addettare legge e comandare i tuoi coetanei e quelli anche magari più grandi di te in panchina. È vero? Sì, anche se non a 23, a 23 ho iniziato ad allenare nelle giovanili, ma a 28 già ero capo allenatore. Era 1988. Molti di, dei vostri telespedatori magari non erano ancora nati. Beh, ma noi proponiamo sempre queste storie, queste leggende per avvicinare proprio i più giovani, hai detto bene Zare, anche a ricordare i grandi eh, del passato. Camilla ha preparato tutta la tua storia per cui eh, ti lascio in ottime mani. Ciao Zare. No, io lo conosco bene, è stato veramente una persona speciale. A Pesaro ha lasciato il segno, l'abbiamo detto. È stato soltanto sei mesi. Ma la squadra quell'anno si salvò ed era l'anno dopo i record di Dalmonte con i big, eh, la squadra di Zare. Eh, diciamo, Zare ha preso la squadra eh, dopo le sei sconfitte consecutive di Giampiero Ticchi. Parliamo di novembre 2012. Eh, lui è subentrato il e, 28 novembre. Esatto, è subentrato. 28 novembre sì. È subentrato e sono arrivate 9 vittorie a fronte di 12 sconfitte, quindi un ruolino di marcia quasi da playoff. Ricordo benissimo la vittoria a Montegranaro di 14 punti che eh, ci ha lanciato proprio per questa salvezza. C'erano Stipcevic, che io adoro, eh, Kinsey, che sono anche loro subentrati, quindi eh, davvero ricordi bellissimi eh, di quella stagione. E Zare, appunto, è macedone. Eh, la prima cosa che mh, vorrei chiedergli, intanto ricordo che eh, la Macedonia con lui ha raggiunto i risultati più alti in assoluto, arrivati in finale ai campionati europei a Parigi, cosa mai più accaduta. E lui è stato colui che ha scoperto Petar Naumoschi, è stato il tutore di Naumoschi. Eh, deve tutto a te, credo, no? poi lui è andato al Partizan, e quindi insomma è un nome che, che ti rimane dentro. Sì, sì, certamente. Poi è nata anche una buona amicizia, lui ha riconosciuto, anche se abbiamo una differenza di otto anni, ha riconosciuto tutto quello che potevo fare per conto suo. E diciamo che porto solo bei ricordi. Addirittura penso che è stato uno dei migliori giocatori d'Europa all'epoca. Anche magari è stato lontano dei, dalle luci delle, delle alte platee, essendo in Turchia ad Efes Pilsen, dove ha creato poi tutta quella carriera che ha, che ha fatto. Eh, per far capire anche quanto tu sei innamorato di Pesaro eh, tu hai detto in un'occasione avere il nome Pesaro sul curriculum eh, è una cosa importante, è una cosa bellissima Infatti, e... io, io scusa io mi ricordo la presentazione quando ho detto che proprio per il curriculum per il mio curriculum eh, e la mia carriera eh, allenare a Pesaro significa tanto, perciò eh, è vero quello che dici sì, sì, sì. sì. Poi eh, altre due cose che mi sono segnate, mi ricordo benissimo che a Pesaro eh, tu eri pazzo per le percentuali, dicevi ehm, una partita è il 3,5% del campionato, quindi ha un peso eh, fondamentale, poi eh, scrivevi gli schemi sul parquet col pennarello, sei un personaggio impossibile da dimenticare e non solo per questo. Sì, sì, ma tutt'ora sono... Uh, affascinato delle, delle certezze e tutti i miei pensieri cestistici tuttora vanno dalle certezze de, dei numeri dei, uh, da, dove, da dove non si può scappare. Assolutamente. E faccio un ultimo intervento, poi Marco ti rilascio alla Ma conduzione. Per carità, è un piacere. E, ci sarebbe tantissimo da raccontare della tua vita da Skopje a Milano, dove ti sei trasferito. E, quando sei arrivato in Italia da, eh, dalla Macedonia, che era il paese più povero, se vogliamo, della Jugoslavia, eh, hai detto in Italia anche i Galli fanno il latte. Questa è una frase che, che, che so insomma, che tu hai detto e, e fa capire benissimo che cosa rappresentasse per te il nostro paese. Ma io ormai sono, sono italiano, diciamo, essendo arrivato nel 1991 eh, ho cambiato tutto il mio modo di, di pensare e di accettare questo, questo paese come il mio e sono orgoglioso di quello. I miei figli sono cresciuti qua, eh, si sono laureati, perciò diciamo che eh, mi fa piacere e appunto per quello... Abbiamo deciso di fermarsi a Milano e andare ogni tanto a trovare i parenti in Macedonia. Sì, poi hai vinto anche tre campionati in Svizzera. In Svizzera, che non sono tanti. Dove sì. sei stato benissimo, tra l'altro dentro e fuori dal campo, e non sono Ho tanti diciamo, gli allenatori diciamo. che, che hanno vinto un campionato a Pesaro, quindi va ricordato anche questo. Che sì, sono venuti a Pesaro e no, che hanno vinto due anni. Poi sei stato anche in Turchia due anni, in Francia un anno le, le nazionali oltre quella macedone pure quella rumena eh, diciamo che ho girato abbastanza ma in Italia è casa mia ma quando allenavi a Lugano che facevi il frontaliero andavi avanti da Milano a Lugano no no, no, no non, non abitavo a Milano ancora a Milano mi sono fermato quando sono quando sono arrivato eh, quell'anno ad allenare Milano mi sono fermato con la famiglia perché mia figlia all'epoca faceva 18 anni e non voleva spostarsi ogni 2-3 anni, eh, andare in giro, perciò diciamo che a quel momento abbiamo deciso di, di fermarsi a Milano. Zare, tornando sulla tua esperienza pesarese, come ricordava la Camilla, arrivasti il 28 di novembre del 2012, ma la prima vittoria arrivò il 13 gennaio 2013, ironia della sorte espugnando spugnando… Il campo di Avellino che tu Avellino. avevi allenato. Sì, sì, In sì. quei due mesi, eh, la critica e anche la Camilla, cosa scrivevano sui giornali che non <ride> arrivava questa vittoria? Uh, diciamo che era una situazione molto particolare dove, il primo giorno del mio arrivo, mi incontrai con il uh, signor Walter Scavolini, mi ha chiesto solo una cosa. Di, di fare di tutto per lasciare la squadra, la città di Pesaro in Serie A perché, comunque, sarebbe il suo ultimo anno da, da proprietario. In effetti, ci siamo messi a, a lavorare subito. Uh, la, la, la prima vittoria è vera è arrivata dopo quattro o cinque sconfitte, ma diciamo che la prima era da Milano. Contro Milano in casa in un supplementare dove abbiamo dato veramente tutto, perciò si è visto che subito abbiamo messo le cose sul campo quotidianamente a posto, poi è arrivata Varese in casa contro di noi che era prima in classifica in quel momento, diciamo che il calendario non, non, non ci permetteva magari di, di vincere al più presto. Ma soprattutto con l'arrivo di Rok Stipcevic, ehm, eh, sì, Stipcevic è arrivato prima, poi è eh, sì, sì. sì, arrivato dopo. Abbiamo, abbiamo sistemato la squadra e diciamo che quando l'abbiamo sistemata, come ha detto Camilla giustamente, abbiamo vinto 9 su prossime 15 partite. Perciò era certamente un, un cammino playoff che confermava tutto buono che abbiamo ottenuto di, di quella squadra e hai mantenuto la promessa con Walter Scavolini quella è stata la cosa infatti, più importante portando infatti, la squadra alla salvezza infatti e... mi, è fatto, mi è fatto molto piacere anche se devo ammettere che, che Walter Scavolini e tutta l'organizzazione eh, si è messa a mia disposizione al massimo eh, diciamo che Veramente ho, ho capito perché Pesaro è, è una delle grandi eh, storiche della, della pallacanestro italiana, perché tutto funzionava alla perfezione. Diciamo che Ebeling, Montini, tutti quanti all'epoca, Badioli stesso si sono messi a disposizione, e non posso che, che non, uh, non sottolineare tutto quello, ma anche i giornalisti stessi, diciamo che si è visto... Che, che, sanno, che, che conoscono la pallacanestro e, e le nostre conferenze stampa pre-partita, eh, dove io cercavo di, di spiegare come, come giocheremo in quella partita o meno, poi si sono verificate sul campo. Diciamo che è stato veramente un, un anno che, che posso incorniciare, da, da parte mia, ovviamente. Zare, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. L'anno scorso, prima di contrattualizzare Pergo, eri tra i papabili di un ritorno qui a Pesaro, ce lo confermi? Sì, certamente, ci siamo pure messi al tavolo. A Bologna ci siamo incontrati eh, con Costa e Cioppi. Diciamo che io davo per scontato, perché quando chiami al tavolo un allenatore... Uh, di quasi 60 anni, che tra l'altro è stato a Pesaro, davo per scontato che sono uh, la prima scelta. Uh, dopodiché, ogni giorno che passava uh, non arrivava la conferma, hanno continuato a, a parlare con, uh, con diversi allenatori. Poi, la scelta di, di un allenatore diametralmente opposto, un giovane quasi esordiente, anzi, uh, pure esordiente. E mi, ha, mi ha spaesato che non, non avevo capito uh, se e quanto erano vere quelle intenzioni. Benissimo, Sare, almeno hai fatto luce su questa vicenda che, uh, di cui tanti tifosi erano curiosi di uh, sapere. Ti ringraziamo tantissimo, speriamo di rivederti presto qui a Pesaro, se vuoi fare un saluto a tutta la tifoseria, alla società che ti è, ha sempre serbato, un grandissimo tuo ricordo. Guarda, per non, per non dimenticare qualcuno, davvero un abbraccio a tutti, migliori auguri al Basket Pesarese, perché ve lo state meritando alla grande. Continuo a pensare che il signor Valter Scavolini ha, fatto un, uh, un, ha iniziato un cammino che mi auguro tutti quanti uh, riusciranno a proseguirlo al, al massimo. Grazie, Zare. Buon Natale e buon anno anche a te. Buon Natale a voi. Ciao, Zare. Ci avviamo alla fine della trasmissione, volevo ricordare nuovamente la opportunità della VL Card che è disponibile dal 15 di eh, dicembre presso il sito e vari punti vendita della città, Roberto ti ricordi quali? Sì, c'è sì. oltre il Conad, Prodi Sport eh, mi sembra la PhysioClinics e eh, eh, mi sembra Bortorelli addirittura, cioè sì. quindi ci sono tanti punti dove ci i sono tifosi tanti la possono punti. Poi la mascherina della VL, una felpa ecco, della VL. Quanto costa Roberto? 100 euro. 100 euro, ma in realtà con gli sconti che si possono ottenere alla fine non viene a costare niente, quindi secondo me vorrei fare un appello, Prego. penso che sia a tutti i tifosi della VL, di, di sottoscriverla, è una cosa per essere vicini alla squadra comunque che... Quest'anno penso ha fatto un passo importante prendendo un natura importante e ha buttato in un momento così difficile il cuore oltre l'ostacolo. Esatto. Così. Penso sia giusto supportare la, la squadra anche facendo vedere la vicinanza, acquistando la, la VL Car. Ecco, tanto quest'anno poi i soldi per l'abbonamento non, non sono stati spesi. Esatto. Per cui ci invitiamo a eh, contribuire con questi 100 euro a sostenere la squadra nella speranza veramente. Prima o poi di tornare dentro quella viti frigo arena che vi assicuro, Camilla lo confermerai, fa veramente freddo. E non solo per il riscaldamento, ma perché siamo quattro gatti lì dentro a vedere la partita. Speriamo di scaldarci presto, tutti uniti, tutti insieme, di sostenere la squadra e di tornare davvero ai vecchi tempi. Beh ai vecchi tempi. France, uh, we are closing the program. Uh, your uh, wishes to all the fans uh, and supporters of Pesaro in English, of course. Uh. Uh, in Italian, if you can. <sighs> <laughs> o in tedesco. Stai studiando No, <laughs> non lo <laughs> um, uh, uh, so. Dai, dai, dai. Voglio semplicemente dire grazie a chi ci um, supporta tutti i giorni. È una stagione lunga. Ci we'll possono essere alti back, e bassi. Uh, Speriamo di poter riavere presto i nostri and tifosi, and prima so della I fine really della stagione. Mi like piacerebbe like. molto sentirli al palazzo. Do you think you will remain also next season? I don't know what the situation is, I'm sure that's not what we're focusing on right now, but as the season goes on I'm sure that's something will Okay, non si sbilancia. <laughs> gli ho chiesto se sarà con noi anche la prossima stagione. e mi ha eh, ovviamente confermato che eh, per ora è concentrato solo su questa stagione chi vi va vedrà sì. speriamo perché è un ragazzo simpaticissimo lo possiamo confermare e quindi la speranza di averlo anche qui in trasmissione con noi nella prossima stagione di Insieme a Canestro ci avviamo appunto alla fine oggi abbiamo sforato parecchio ricordo il nostro numero di Whatsapp per chi volesse mettersi in contatto con noi 346 367 3780 appuntamento alla notte di Natale. Giovedì 24 dicembre. Io voglio vedere tutti i telespettatori che gustano il, il cappelletto. O <ride> <e> il panettone <ride> il pesce con il panettone a vedere insieme a canestro alle 21.15, poi lo replichiamo alle 22.30. Tanto la messa di mezzanotte ve la dovete vedere in televisione, visto che non ci potete andare e poi venerdì eh, la replica alle 11:40, alle 15:20, il sabato 16:15, 22, domenica alle 10 e eh, alle 15. Ovviamente clic 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 sulla nostra pagina Facebook, sul profilo Instagram e seguite anche tutta la carrellata di emozioni che Rossini TV vi sa dare su www.rossinitv.it. Non mi resta che salutarvi, friends, thank you very much, you. Uh, wish you Merry Christmas and Happy New Year, hope to see you soon uh, next home game. Yes. Camilla, ci vediamo presto sugli spalti della Vitri Figo Arena, esatto. grazie mille di essere intervenuta. Grazie a voi, buone feste a tutti. Roberto, anche a te, i migliori auguri da parte nostra, continua questa preziosa collaborazione sì. con la VL, perché tutta la città... Te ne è grata, no. grazie mille grazie di essere venuto. Grazie di avermi invitato, grazie. Ci vediamo giovedì prossimo.